bella a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi siamo qui con un video diverso dal solito, qualcosa di diciamo un po' più personale che penso non abbiate mai visto su questo canale, ovvero un video gameplay registrato dal mio PC, perché Dead by Daylight, ovvero il gioco in questione, ce l'ho soltanto su PC, non avendolo su console per fortuna, anche perché non ho strumenti diciamo adatti alla registrazione da console. Niente, ho scoperto questo gioco da poco tempo, cioè più che ho scoperto lo vedevo sempre sullo store di Epic Games come acquistato e non ricordavo neanche onestamente di averlo acquistato, solo che era da un po' che non giocavo al PC, League of Legends, di cui ormai ho una carriera decennale anche più come giocatore di League of Legends, ma vabbè. Se vi interessa poi potremmo fare un video dedicato a League of Legends. Ritornando al discorso di prima, ho scoperto di avere questo gioco Dead by Daylight su PC, sull'Epic Game Store, e mi era sempre incuriosito, ma diciamo non ho mai avuto voglia di provarlo. E quindi ho detto, ma perché no? Perché non dargli una possibilità a questo gioco? L'ho installato, l'ho scaricato, ho fatto i tutorial per imparare le meccaniche di base e ad oggi, dopo quasi un mese che ci sto giocando, ho deciso di portare dei contenuti su questo gioco che è comunque molto interessante, anche un po' stile, se possiamo dire, League of Legends, perché le partite durano, poi dipende, hanno una durata molto variabile. A me piacciono i giochi dove mi posso mettere, fare due o tre partite in un'ora, quando ho poco tempo soprattutto, che non ho appunto voglia o tempo di mettermi lì a giocare seriamente, come potrei fare su PlayStation con Returnal e altri titoli che ne ho, non so, centinaia di titoli che devo ancora appunto giocare. Tra l'altro, per fare un esempio, ho comprato Marvel Guardian of Galaxy e l'ho ancora nel cellophane, non l'ho ancora aperto praticamente, dovuto anche a poco tempo, alla dedizione al canale, al lavoro, ho anche un lavoro al di fuori della mia passione che è il gaming e di portarvi contenuti su YouTube, anche se per ora come pubblico non siete molto vasti, ma sono fiducioso che prima o poi arriverà anche il mio momento. Che dire, partiamo subito con Dead by Daylight. Come potete capire, questo è un voice over, una partita che ho fatto qualche tempo fa, che ho avuto appunto voglia di registrare. Il computer su cui stiamo giocando smonta una 1070 GTX Nvidia, presa tra l'altro Day One nel lontano ormai 2016. Il gioco gira in 4K full setting e nonostante tutto, a parte le temperature dovute anche alle giornate calde che appunto stanno arrivando, benvenuta estate tra l'altro, e comunque il computer gira molto bene, come potete vedere se la cava ancora bene. Come processore abbiamo un i5 6500, sempre preso quando riceve la 6000, e una GTX 1070 con 32 GB di RAM, che se mi interessa comunque poi potrò fare un video dedicato a questo PC e come si comporta ormai dopo quasi 7 anni di attività. Spoiler, non ho mai avuto un problema con le configurazioni Intel Nvidia rispetto a quando avevo AMD con processore alto continuo, e adesso che ho mio fratello ha gli stessi problemi che avevo io, nonostante abbia cambiato dei pezzi, fatto degli aggiornamenti eccetera. Ma veniamo finalmente al gioco. Come potete vedere sono praticamente già morto, come dicevo le partite possono durare tanto come possono durare poco, in questo caso è durata veramente molto poco, e a quanto pare nessun, no scherzo, sta arrivando qualcuno a salvarmi, attenzione, grazie fratello, ma penso che mi acchiapperà di nuovo. Adesso non ricordo esattamente come si era svolta questa partita, ma no, forse riesco a scappare. Corri. Sto sanguinando, mi sta inseguendo. Eccolo qua, figurati, si deve proprio puntare con me, cioè tu non hai niente di meglio da fare che seguire me e poi andartene. Fra l'altro, dove vai? Perché non mi raccogli? Non mica sono una merda, ma anche se fossi una merda mi dovresti raccogliere. Comunque, sto qui, aspettiamo. Tanto succede che, infatti, stavo per dire, succede che appena sono lì che ti sto per riprendere, mi verrà a chiappare in groppa. Solito test che non riesco a capire che utilità, anche se molte volte devo dirmi che un'altra persona giusto liberato, ovviamente mi porta alla sua base e ovviamente sono morto.
grazie, sacrificato. E per questa partita è tutto, amici e amici, c'è la chiusura del video, no scherzo. Beh, proviamo a fare un'altra partita, dopo che siamo praticamente durati poco e niente. Giusto il tempo dell'introduzione, due passi, sono morto. Sacrificato, vabbè, becchiamoci sti punti. Ok. Sì. Pochini. Vabbè, andiamo subito all'altra partita, va. Vediamo, perché ogni volta faccio gioca. Vado in coda, queque, come dico Federico, e come in questo caso non finisco di equipaggiarmi. Quindi mi devo sempre ricordare ancora ad oggi di schiacciare il tastino pronto di equipaggiarmi di tutto quello che è necessario, anche se essendo appunto nuovo su questo gioco, quello che è necessario penso di non averlo ancora capito, perché con la torcia gliela punto in faccia, come ti hai visto anche prima, mi prende. È veramente difficile per adesso per me stunnare il killer usando la torcia, anche se da quello che posso vedere sono pieno di torce, di batterie, parabole, che più ne ha più ne metta, c'ho più torcia che gioco, vabbè, Dead by the Torcia dovrebbero chiamarlo sul gioco. E vediamo cosa prendiamo, questo buco chi lo conosce, bottiglia rotta, tanto non conoscendo le mappe, ogni volta faccio i sacrifici finisco sempre nelle mappe che fanno altamente non al caso mio. Pensavate dicessi una parolaccia, ma non mi sembra il caso, visto che ho pochi iscritti, poche visualizzazioni, ci manca solo che vi faccio bannare i video. Comunque mi dissocio da qualsiasi parolaccia, qualsiasi azione messa in questo video. Sono solo una registrazione, grazie YouTube. Proviamo ad andare in partita. Chissà se mi sono ricordato di tagliare i caricamenti. Penso proprio di no. No, sì, sono stato talmente bravo da tagliare i caricamenti. Del tormento, mappa molto aperta con poche possibilità di nascondiglio, fra l'altro che io ricordi questa mappa non offre grandi possibilità di nascondigli, ha molti perk che puoi buttare giù, tanto per la fine li rompe e poi te li sei giocati. Che dire, visita l'armadietto? No, non ho voluto visitare l'armadietto. Nascondiamoci dietro queste palle di fieno quadrate, sono palle, balle, perché le chiamano balle? Perché sono quadrate se sono balle. Vabbè, occhiatine in giro, questo qui ce lo teniamo per dopo, quindi forse è meglio rimanere dintorni, anche se il killer potrebbe essere dappertutto. Ecco, infatti, ma visto questo piacere a GX, vedete verso il muro, poi c'è quello che spara di schifezze, non so neanche io cosa siano, che spara a raffiche e ogni volta mi ammazza. Perché questo gioco, da quello che ho capito, se shoppi un buon kill, hai buone probabilità di ammazzare tutti praticamente. Ovviamente si è fissato con me, mi seguirà fino alla morte. Corri, 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 corri. Non so neanche cosa ho equipaggiato, non mi ricordo. Forse, no, e infatti, ti applicano i danni passivi, che non sono ancora riuscito a capire a cosa servono. Però sto resistendo, ho preso molte botte, ma continua a resistere. Gita nel campo di popcorn, quelli che saranno i futuri popcorn. E ovviamente molto stecchito. Poche volte ho incontrato questo tipo di killer e devo dire che mi sono trovato sempre male. Dire che tiri e gira quando c'è questo tipo di avversario, tendo sempre a fare una brutta fine. Sempre preso un mangio come se fossi una vacca destinata al macello. Anzi no, già macellata, parlo di macelleria. A quella distanza dei miei compagni penso anche di non poter confidarmi al loro aiuto, quindi stavo qui. Ah no, a sorpresa, arriva da destra, mi tira giù, il killer sarà nelle vicinanze ovviamente. Quindi non avrò... Ah, vabbè, grazie, mi autocuro. Tanto, si vieni. Sono zoppo, perdo sangue, fammi curare, non almeno. Cosa vengo a fare lì? Ok, andiamo. Dove mi porti? Un po' di funghi, corvo. Poi ho scoperto che i corvi... Ah no, mi sta curando lei, scusate. Gran colpo di scena, la ragazza ha deciso di curarmi. Grazie sorella. Cura. Vabbè, sembra che mi stia impastando. Vabbè, lo kill, non si sa come vi ho fatto trovarci. Ho preso dalle tracce di sangue evidenti e credo siano dovute alle ferite e se non ad altro. Non sono... Vabbè, lasciamo fare i doppi sensi. C'è un tizio per terra. Popcorn. Scacchiera a schermo. Cosa sia, non ho ancora capito. Perché come dicevo prima ho trovato poche volte questo tipo di killer, non lo conosco ancora bene, so solo che quando inizia a sparare sono cazzi amari. Metterò poi il beep se mi ricordo, in fase di post produzione, ma penso proprio che non mi ricorderò. Tra l'altro, mentre sto registrando questo video, oggi sono stati tipo, non so,
voi nelle vostre città, ma qui in Piemonte ci sono stati 33 gradi, anche più. Ha toccato oggi pomeriggio, più o meno intorno alle 5, e nonostante adesso stia registrando alle 2 di notte, il caldo è comunque ancora pesante. Oh. Vedi, il Medikit è uno di quegli accessori che, da quel poco che ho potuto capire, forse è il migliore, perché consente di curare gli altri, di curare te stesso, cioè è come se tu fossi una specie di support, un supporto al tuo team, ma anche a te stesso, mentre anche se gli attrezzi si brucia in fretta. La torcia, se non miri bene, sei fregato, è come se non l'avessi. Comunque abbiamo un salame rosso, appeso, proviamo a tirarlo giù, tanto per non ti riuscire a qualcosa. La curo, vabbè, sì, giustamente ti curo proprio sotto il gancio, che se arriva quell'altro ci ammazza e ci appende tutti e due lo stesso gancio. Io, guarda, questi test di abilità li odio. Adesso ci ho preso un po' di mistichezza, ma all'inizio per me erano terrificanti, perché tante volte senti il suono che ti avvisa di questo giochetto da fare e dopo neanche 2 secondi ti appare la striscia bianca e devi subito cliccare spazio, non dico PC. Ma è appena partito, però non si può schermo dopo un secondo, un panico, muori, scappa, spegni tutto, vai a casa a dormire. Ovviamente io, non conoscendo la mappa, mi sono ficcato nel suo nascondiglio, ovviamente lui mi ha sparato tutto l'arsenale che aveva addosso. Proviamo, ma tanto cosa provo a fare, che c'è il gancio subito lì. Ecco, è morta? No, c'è un giochetto da fare. Mi verrà a liberare qualcuno soprattutto. E anche tu cosa guardi negli armadietti, che molto probabilmente non ci sarà nessuno. Beh, io sto qui. L'ho preso. Attenzione, ragazzi. Ma mi sta camperando per caso? Poi questo dovrebbe essere sul base camp, tra l'altro. Non riesco a capire se mi sta stalkerando in attesa della mia dolce morte, o se sia andato a caccia. Eccolo qua. Grazie, fratello. Vieni, sono sotto. Vieni, vieni. Passa attraverso il muro. No, non ballare. Vedo un omino giallo che mi si avvicina, ma non sembra intenzionato a venire dalle mie parti. Vabbè, io confido ancora nella bontà del genere umano. Prova. Niente. Ragazzi, guardate. Grande fratello, grande mago. Sei una femmina, sei un maschio. Sei un maschio, volendo, se vuoi ci possiamo incontrare dopo in opportuna sede per ringraziamenti. Io ovviamente sono talmente stupido che mi curo nel base camp del kill, non avendo neanche tra l'altro tutti gli accessori necessari per completare la mia guarigione. Dentro, sotto, sinistra. Ah sì, tanto scommetto tutto quello che volete, passerà di lì, non guardare neanche una volta dentro. No, non c'è. Perché sono uscito? Vabbè, non, ah, eccola, questa è quella che chiede sempre di seguirmi, che mi impasta leggermente la schiena, perché lei ha un potere che quando muove le mani così, beh, dopo tutti ce l'abbiamo su questo gioco, riesce facendo una specie di Macarena a curarci. Ok, andiamo. Andiamo. Corri, 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 balle. Tira. Uomo appeso che cammina. Cioè cerca di camminare, ma è sospeso dall'aria. Sono sicuro che appena lo tiriamo giù qualcosa succederà. Vedremo solo frecce blu arrivarci da tutte le parti. Macarena. Macarena, Macarena, Macarena. Che poi, fra l'altro, non sapevo fosse un ballo di gruppo. Vabbè, andiamo. Andiamo, 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 andiamo. Veloci, veloci, veloci. Che ci mancano soltanto 5 generatori. Quindi non abbiamo fatto praticamente niente. Ci siamo solo limitati a non farci ammazzare. E senza neanche avere un gran successo, fra l'altro. Questo è scappato. Io non so perché non sono scappato. Eccolo lì. Quanto li odio sti test, mamma mia. E comunque, fare il sopravvissuto ha una certa difficoltà, perché ci sono i test, devi equipaggiare il personaggio, devi scegliere il personaggio giusto, certi kill mettono delle trappole, tipo adesso non ricordo quelle che mette tipo le trappole da orso, cioè è veramente difficile tante volte giocare nei panni diciamo, della vittima, se possiamo chiamarla. Questo qui è arrivato, mi ha fatto sbagliare il generatore ovviamente. Comunque ho notato anche che i personaggi, soprattutto gli assassini, quelli scioccati, hanno delle abilità veramente incredibili, soprattutto quelli che lanciano dalla distanza, quelli che possiamo considerare che non, quelli che non hanno attacchi melee, praticamente. E anche l'assassina con la pistola, con la maschera da coniglio, quella che lancia l'accetta, poi c'è questa musichetta che mi inquieta sempre. Ah, vabbè.
magari se una parte della tua lo registrerò per farvi capire cosa dico. Comunque, tornando un attimo a Dead by Daylight, un gioco che penso quasi tutti conosciate, e da quando mi sono appassionato a questo gioco mi sono dedicato anche ogni tanto a guardare delle live di Twitch di persone che giocano, e con mia grande sorpresa ho trovato tantissima gente che gioca, e anche sempre con mia grandissima sorpresa ho trovato un certo Zeb89, che per chi si ricorda, per chi sa già chi è, comunque penso non abbia bisogno di presentazioni, che streama su Twitch. E di notte, penso di notte, streama totalmente in inglese. Infatti, e non puoi neanche scrivere in italiano in chat. Infatti, volevo fare due chiacchiere in italiano, non riuscivo a capire perché i commenti non venivano pubblicati. Poi ho scoperto che se parli in inglese arrivano, se no no. Beh, mi hanno comunicato in inglese, ovviamente non mi ha cagato, come la maggior parte delle persone che scrivo su Twitch. E se vi interessa, tra l'altro, posso portare anche io dei contenuti su Twitch, non saranno interessanti come quelli di Zeb, ma è pur sempre un punto di partenza. Andiamo, andiamo. Questo video sta durando già parecchio e non riusciamo a chiudere sta partita. Penso la chiuderemo, perché comunque la clip ce l'ho qua registrata, già tagliata, già editata. Sto registrando l'audio. Credo che la finiremo a breve, da quello che posso vedere, anche se dei generatori ancora. Praticamente, ah, siamo passati da 5 a 3. Io sono lentissimo a rigenerare, a mettere a posto sti cavolo di cose nel dopoguerra. Ovviamente quello continua a sparare i suoi cosini, non so perché ci sono dietro. Lui come ha visto? Lui come ha visto? L'ha invitato ad alzarsi. Perché sto lì che non posso fare niente? Dico, lo passa, mi vede. Ma non mi ha visto, attenzione. Penso non mi abbia visto. Io posso vedere lui, devo avere più al culo, così subito brucio. La prendi e io te la spendo. E ovviamente si vede con me, perché non ho saltato la finestra. Guarda, guarda, aspetta lì. Ma tu, colpo di scena, popcorn. Forte, aiutano sempre i popcorn. Popcorn che ti aiutano a imboscarti. Tre generatori rimasti, ragazzi, che non mi ha fatto praticamente niente. Senza contare la disperazione della prima partita, dove sono praticamente morto subito. Finestra. Oh no, vedete perché odio quelli che hanno gli attacchi non melee, che non mi ricordo come si dicono. Sì, in League of Legends li chiamo ADC, ma non penso proprio sia il caso di chiamarlo ADC questo. E niente, penso che la nostra avventura sia finita qui, anche perché nessuno mi aiuta a rialzarmi, anche se devo notare una certa velocità. Eccolo qui, ma io non so, parlo e succede qualcosa. Ancora, poi non sto guardando, sto commentando così. Non posso ricordarmi tutte le partite che faccio. Guarda, sono morto. Vediamo un po'. Ecco, sono morto. E che dire, ragazzi, sono morto. Penso che possiamo chiudere il video qui. Vi ringrazio per essere stati qui con me in questo gameplay. Se vi piace questo tipo di contenuto, scrivetelo nei commenti. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e lasciate un mi piace. Ci vediamo al prossimo gameplay barra video.